Bentrovati Ezio, buon caffè. Ciao a te e a tutti gli amici. Ciao Massimo, buon caffè a te e naturalmente a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Volevamo puntare, come dire, focalizzare la nostra attenzione su quella che è la classe arbitrale attuale. Allora, due sono le ipotesi, no, Ezio? Intanto il giornale titola Arbitri da commedia, l'X Factor della Juve. O gli arbitri sono scadenti perché alla fine non hanno una preparazione adeguata con tutte le attenuanti del caso, oppure hanno delle pressioni da qualcuno, perché la Juventus ne è spesso e volentieri testimone, no? Cioè su quello che accade. Savona, Douglas Luiz, che abbiamo visto subire addirittura un fallo, ma avere come dire, una decisione arbitrale sfavorevole, e poi diciamo che il campionato non brilla, abbiamo detto un campionato corto, però alla fine va fatta qualche riflessione. Dov'è Rocchi? E allora io direi, dove sono gli arbitri? Perché questo è, no, Ezio? Sì, allora, qui si fa in fretta a essere fraintesi e io frainteso non voglio essere perché so già che qualcuno tirerà fuori la vecchia storia Sì, ma voi, ma voi, ma voi. tirerà fuori la vecchia storia che di quando dicevamo che gli arbitri sono l'alibi dei perdenti. E io non ho nessuna intenzione di cercare alibi, perché l'ho detto, lo ripeto, lo diciamo ogni qualvolta incorriamo in certe situazioni che le responsabilità delle mancate vittorie sono prima di tutto da addossare Certo, alla Juventus, e ok? questo lo Però, sappiamo. resta comunque il fatto che nella vittoria o nel pareggio o nella sconfitta, determinate decisioni arbitrali non possono passare sotto silenzio, così come non può passare, ecco, sotto silenzio la mancata uniformità di certe decisioni. Perché io sono d'accordo con te, da una parte, su entrambi i fronti. Da una parte gli arbitri sono effettivamente scarsi. E quando intendo scarsi, non intendo solo tecnicamente, intendo come personalità. Sono personalità scarse, di basso profilo, il più delle volte ominicchi che hanno, ecco, lo stesso neurone della guardia giurata che trovi di fronte alla banca Con e rispetto che parlando, per il fatto di indossare una divisa si sentono l'incarnazione di un qualche potere. Io però dico, e lo dico da sempre, perché non mi è mai piaciuto parlare degli arbitri, soprattutto prima del VAR. Dal VAR in poi, sono stato costretto a farlo perché il VAR è uno strumento di manipolazione e falsificazione delle partite. Quando il VAR sbaglia, sbaglia sempre in malafede. Quando dico che non voglio cercare alibi, e quando in modo assolutamente severo vado prima di indicare le colpe della squadra, però non posso non dire che, a prescindere che la mia squadra sia forte, scarsa, tutto quello che vuoi, Sì, no, ma ma quello che le è dovuto e le è dovuta una direzione arbitrale equanime nel rispetto dei regolamenti, nel rispetto della lealtà della competizione sportiva. Perché
Perché troppe volte, troppe per essere considerate semplici coincidenze, decisioni prese in un modo a favore di altre squadre, quando riguardano, le partite della Juventus, vengono prese a sfavore della Juventus. E credo che il caso è un caso emblematico, che è il più fresco, è l'ultimo, ma ce ne sono, potremmo redigere un'enciclopedia a riguardo, è quello di Conceição, Certo. quello per il quale Conceição viene, in forza di una mano che lo prende per il colletto, da parte di un uomo di 80 kg, alto 1,80, mentre lui è piccolino, pesa 55 kg bagnato, è evidente che nella valutazione di quel contatto devi tenere conto di questi fattori, ed è evidente a tutti che non ha simulato. No, certo. Quello era calcio di rigore. Oltretutto, Conceição, nell'ambito di quella partita, Massimo, è stato, l'uomo che ha subito più falli di tutta la Juventus, bersagliato più o meno per tutta la partita, ed è ridicolo che sia lui quello che si è beccato prima un giallo e poi un successivo giallo. Peraltro ho guardato anche la postura, la Sì. mimica dell'arbitro mentre lo faceva, perché mi sono riguardato le cose oggi pomeriggio più e più volte, e ci si poteva leggere il piacere perverso di una missione compiuta negli occhi del signor Marinelli, e dico signore per educazione anche ironicamente, se vogliamo. Quindi, tutta questa pletora di decisioni avverse non possono non ricondurre a una visione più generale, che riguarda il sistema. Un sistema che la scorsa stagione ha palesemente, spudoratamente avvantaggiato per motivi anche extracalcistici, e qui sto parlando di questioni economiche, una certa squadra, la squadra beniamina del sistema, quella per cui tifano le procure milanesi, quella per cui tifa il responsabile della Federbanana, quella per cui ha simpatia il signor Seferin, e quella per cui tifa il signor Infantino della FIFA, non dimenticando vari parlamentari del nostro ridicolo Parlamento. Mi sembra di dover affrontare l'impero del male, perché chiedendomi tra l'altro che cosa dobbiamo pagare. La visione futurista di Andrea Agnelli, Beh, probabilmente. precursore, e non sto parlando perché quella l'abbiamo pagata, la pagheremo ancora con arbitraggi scandalosi in Europa, la visione della Superlega verso la quale comunque si sta arrivando, e altri cercano già di, e altri l'hanno copiata volendo far diventare così competizioni che già esistevano. E sto parlando ad esempio del fatto che fu uno dei primi a denunciare la presenza della malavita nelle curve. Sì. Non dobbiamo forse pagare, fanno ancora male quei nove Può scudetti darsi. di fila. Fa male il fatto di avere uno stadio e delle proprietà immobiliari che sono garanzie patrimoniali vere, autentiche, solide, toccabili,
dà fastidio il fatto che il maggior azionista abbia spostato la sede di Exor all'estero e che quindi la maggior parte dei suoi interessi non sia più in Italia. Ma tutto questo cosa c'entra con il cuore, il sudore, i muscoli, i tendini, il lavoro di campo, di gente che con tutte queste cose nulla ha a che spartire? A me pare che, parte che non dimentichiamo che l'Associazione Italiana Arbitri ha seminato bene quando è stata diretta da un narcotrafficante internazionale di stupefacenti, tutto questo comportamento che sarebbe comunque ridicolo, anche se non toccasse in primis la Juventus, è esattamente quello di colui che scopre che la moglie lo tradisce e se la prende con l'amante, che è la stessa cosa del cane che ti fa la pipì sul tappeto e prendersela con il tappeto. Assolutamente. Ora, allora, in questo caso noi siamo il tappeto e siamo stufi di essere il tappeto, perché mi chiedo io stesso, Massimo, e scusa se la sto facendo lunga, ma mi interrogo in prima persona su davvero ma quanto buon senso, quanta intelligenza mi sia rimasta per volermi accanire o per non riuscire a staccarmi dalla dipendenza di una cosa che è ormai così sfacciata e taroccata da richiederne di farne a meno, ma evidentemente non ho né abbastanza buon senso né sono abbastanza intelligente. Ma no, hai detto giustamente, hai elencato una serie di cose che restano, no, nel rancore, i 9 scudetti, Agnelli che propone una Superlega, insomma, si disegna quasi un quadro di, come si dice, pressioni esterne che comportino gli arbitri. Non voglio pensare che gli arbitri di Serie A siano del tutto incapaci, anche se Marinelli lo ha dimostrato, no? Come hai detto tu, sfacciatamente. Continua a credere che ci sia un condizionamento importante, tutto lì. Quindi, vabbè, vedremo. Ma non solo, Massimo, aggiungo anche una cosa, perché ora, da qualche anno a questa parte, quello che tu chiami condizionamento avviene in modo sempre più spudorato, certo, alla luce, ecco, alla luce del sole, e bisogna anche star zitti, tra le altre cose, e far finta di non vederlo. Ma negli anni, in qualche modo, c'è sempre stata una sorta di sudditanza, ma sai, era la sudditanza, tra virgolette, sana, un po' vigliacca, molto italiana, che si riconduce all'essere ossequiosi, a prostrarsi davanti al più forte, davanti al migliore, davanti a chi è più grande di te. E però per arrivare, per esercitare quella sudditanza, bisognava essere i più forti in assoluto. Vero, vero. Esatto. Ed è perché io mi ricordo tante volte, cioè, ho 60 anni di osservazione del calcio che mi confortano in questo, nei momenti in cui noi non siamo stati in assoluto la squadra decisamente più forte, in qualche modo il sistema sempre si è sempre compiaciuto, ha sempre goduto del fatto di poterci in qualche modo danneggiare quando non eravamo in grado di essere più forte di tutto e di tutti. E
Oggi è molto più pensato, razionato, programmato, come ho detto prima, sfacciato, ma la verità è questa, e non è, e sono assolutamente contrariato e totalmente avverso a sentirmi dire che a fine anno gli errori si compensano. È una barzelletta vecchia, logora, come quella della giustizia che è uguale per tutti. Non fa più ridere nessuno. Bene, buon caffè a tutti, e mettete like e iscrivetevi al canale. Grazie Ezio, come sempre. Grazie a te Massimo, un buon proseguimento a tutti quanti. Che la forza sia con voi. Augur.